Il gruppo di cittadini No al nuovo piano parcheggi di Tolentino, nato spontaneamente dopo una riunione pubblica che si è tenuta lo scorso 29 aprile alla Biblioteca Filelfica, ha organizzato questo pomeriggio, sabato 7 maggio, un sit-in di protesta in Piazza della Libertà. La manifestazione, nata per dar voce e visibilità ai cittadini, non è organizzata o sostenuta da forze politiche. La parola ad alcuni organizzatori della manifestazione stessa. Vorrei ringraziare prima di tutto chi ha partecipato alla manifestazione, perché non mi aspettavo una partecipazione, vista la bellissima giornata, non mi aspettavo una partecipazione così sostenuta. Evidentemente il problema tocca ai cittadini, evidentemente siamo riusciti in qualche maniera a portare il malcontento che spopola specialmente nei social network, siamo riusciti a portarlo in piazza. Sono contento di questo, spero che occasioni come queste di confronto, di farsi vedere proprio dalle istituzioni, ce ne siano altre in futuro, ce ne siano molte altre, e spero che chi siede nei palazzi del potere impari ad ascoltare cosa hanno da dire i cittadini. Io sono Alessandro Saracchini, sono del comitato nato spontaneamente per dire no a questo piano parcheggi che non troviamo non corretto nel modus operandi con cui è stato approvato. Le nostre richieste sono semplici, sono semplicemente che la delibera con il quale questo piano è stato approvato venga ritirata e si rifaccia un nuovo piano parcheggi, andando a sentire anche le categorie di settore, quali commercianti, e andando soprattutto a sentire quelle che sono le esigenze dei cittadini, senza fare un discorso solo ed esclusivamente economico.